turistiche. Dopo 10 anni il Ministero dei Trasporti lancia una nuova iniziativa per riqualificare il territorio. Nell'ambito del decreto per lo sviluppo è stato predisposto il Piano Nazionale delle Città. Tutte le comunità locali sono state invitate a proporre programmi per riqualificare il territorio e migliorarne la vivibilità. La Ferrovia Adriatico-Sangritana ha raccolto l'invito presentando un suo progetto che coinvolge 28 comuni, le province di Chieti, L'Aquila e Isernia e le regioni Abruzzo e Molise. Pochi soldi messi a disposizione del Ministero, già 420 progetti presentati, 100 milioni per la realizzazione del progetto di Sangritana, 50 di quali già dichiarati nella finanza di progetto. Il Presidente Di Nardo. Un'opportunità in più per il territorio, per la Ferrovia Adriatico-Sangritana, per i comuni che compongono l'elenco di questi 28, che potranno attraverso questo finanziamento utilizzare e utilizzarlo per la riqualificazione urbana, di quei comuni che sono intorno a questo fil rouge che è il binario della Sangritana. Un ritornare sostanzialmente, speriamo anche attraverso questo finanziamento, a Castel di Sangro, guardare verso il Tirreno, tornare anche con il treno della valle, non solo con il treno della valle, ma tornare ad avere una mobilità diversa, ecocompatibile, né più né meno come quel progetto che anche oggi, che è contenuto anche all'interno di questo progetto del piano delle città, di riqualificazione della stazione storica di Lanciano e del tram treno. Tra i soggetti che hanno accolto l'invito, l'Ater di Lanciano, l'amministratore unico Tobia Monaco. Noi parteciperemo in proprio con risorse nostre per circa 2 milioni e mezzo di euro in questo progetto. Siamo coinvolti, abbiamo deciso di lasciarci coinvolgere anche, diciamo così, in 4 progetti distinti. Per 3 di questi progetti la Sangritana ci mette a disposizione, in comodato d'uso gratuito, degli locali che sono gli edifici dell'ex stazione dismesse, per poterci dare la possibilità di investire per ristrutturarli e poter realizzare degli edifici da locare a canone concordato, quindi a canone calmierato, quindi venendo incontro a esigenze più moderne di housing sociale. Un altro grande progetto invece interessa Villa Santa Maria, il comune di Villa Santa Maria, nel quale contiamo di recuperare 3 edifici attualmente inutilizzati, sempre per realizzare esperienze di housing sociale, stessa cosa nel comune di Quadri.